Siamo alla vigilia dalla sala stampa Raffaele Senatore di Cavese e Flaminia con mister Cinelli, le domande dei giornalisti inviateci tramite WhatsApp. Mister, buongiorno, partiamo da Luca Vitale, Cavese Supporters, che dice Cavese che si è adattata in queste prime 10 giornate, ci ha fatto dei diversi moduli. Cinelli sceglie in base all'avversario, alle condizioni della propria squadra, qual è il criterio di scelta del modulo tattico con il quale domani si scenderà in campo contro il Flaminia, mister? Buongiorno. Non è una questione di moduli, è una questione di concetti e di principi di calcio che si possono attuare nei vari sistemi di gioco. Naturalmente, quando abbiamo cambiato in funzione della partita stessa e in base anche all'andamento della gara. Però, ecco, ripeto, l'importante è che la Cavese mantiene questa solidità, questo atteggiamento, questa mentalità, a prescindere dal sistema di gioco. Orlando Savarese, La Città, dice mister, Flaminia Civita Castellana, squadra molto fisica, quella di Federico Nofri, ecco, che avversario si aspetta domani a Lamberti? Ma è un avversario duro da affrontare, in virtù del fatto che i numeri non mentono mai. Se non sbaglio ha vinto 2 volte, ha pareggiato 6 volte e ha perso 2 volte. Quindi, a parte che hanno cambiato diverse volte sistema di gioco, in base anche a come si metteva l'avversario, è una squadra composta da giocatori molto validi, soprattutto nel reparto offensivo, ma la cosa importante è quello che dobbiamo fare noi, è quello che mettiamo noi nella partita e all'interno della partita, mantenendo sempre la massima umiltà, ma soprattutto il massimo rispetto nei confronti dell'avversario. Ugo D'Amico le chiede domani quanto sarà importante l'approccio di una Cavese che ha dimostrato con Cine e Trastevere che quando riesce a fare l'approccio giusto diventa poi una squadra difficile da sconfiggere. Direi che è determinante, è un aspetto che mi piace sottolineare spesso. L'approccio alla gara, alle partite, agli allenamenti è di primaria importanza e quindi sicuramente cercheremo di approcciare la gara nel modo giusto, mantenendo sempre una mentalità e un atteggiamento nel cercare di vincere la partita. Mister Nando Armenante di Mondo Bulfonse dice Cavese che ha fatto la voce grossa contro le squadre top della classifica del campionato come la Nocerina, soffrendo un po' contro le squadre non proprio di vertice. Ecco, come si può cambiare questo trend, chiede Armenante? Ma in primis non bisogna dimenticare mai che ogni partita è una storia a sé, ogni partita è molto difficile, è un campionato che ancora non si è delineato definitivamente e quindi non bisogna mai sottovalutare niente e nessuno. La piccola può perdere con la grande e quindi ancora è presto per stabilire piccola o grande. L'importante è come vengono approcciate le partite e l'importante è dare continuità di prestazione. Armenante sempre chiede l'infermeria oltre allo squalificato Foggia e a Megna che sta ultimando le fasi di recupero del problema fisico che ha avuto, chi sarà assente per motivi fisici o tecnici? Ma a parte Foggia, come avete detto poc'anzi, Megna da martedì ritorna con noi, è stato a curarsi e le cose sono andate molto bene. Per scelta tecnica non è stato convocato né Fragaccio e né Mori. Chiudiamo con la domanda che hanno fatto un po' tutti i colleghi, la sintetizzo onde evitare ripetizioni. È arrivato Matteo Di Piazza, ieri c'è stata l'ufficialità, chiedono sia come sta Di Piazza dal punto di vista fisico, se sarà convocabile per domani e che giocatore ha trovato dal punto di vista dell'atteggiamento, della mentalità e del temperamento. Ma io mi sono fatto un po' vecchio perché con Matteo ci ho giocato insieme e ho trovato Matteo con una motivazione altissima, si è sempre allenato anche negli ultimi 3-4 giorni con noi, è arrivato in grandi condizioni mentali e voglia di primeggiare e di farsi vedere, è convocato e naturalmente è a disposizione.